Aspetta, questa casa è popolare. una vendita, da quando sto qua sono 30 anni. Siamo a Tarquinia, un comune in provincia di Viterbo che conta circa 16.000 abitanti e sono 193 le famiglie ancora in attesa di una casa popolare. Lei è pensionata oggi? Oggi sono pensionata, mi danno 3,50. Sono andata avanti facendo i lavoretti neri di qua e di là fino a 4 mesi fa. Mamma, sto allettata, vengono le infermiere a farmi le medicazioni. Lei ha diritto a una casa popolare? Ho diritto, però io da parlare, io adesso parlo. Io sono invalida civile al 100%, ho una pensione di 270 euro e sono costretta a pagare 500 euro al mese. Se si libera una casa con 3 camere, noi siamo 2 persone, giustamente viene data a chi ha figli. Io ho fatto la domanda, ma in graduatoria, ma non mi ricordo più dove sto, ma sto bello giù. Io sto in questa casa dove pago 5,50. Vive qui da sola? Io vivo qui con i miei figli, tutti e due disoccupati. Infatti ci sono 193 famiglie che stanno in attesa di avere una casa popolare proprio e ne hanno veramente bisogno perché non riescono a fine mese a pagare gli affitti. Però in contropartita abbiamo il nostro sindaco che ha pensato benissimo di poter aderire al progetto SPRAR. Per l'accoglienza dei rifugiati e degli immigrati. E Esatto, per l'accoglienza ai rifugiati e agli immigrati. il 10 novembre, tra soli 3 giorni, scadrà il bando attraverso il quale il comune di Tarquinia individuerà la cooperativa che si occuperà di accogliere e garantire sul territorio il vitto, l'alloggio, ma anche l'integrazione sociale di un numero di immigrati che, secondo le percentuali dei residenti a Tarquinia, potrebbe aggirarsi intorno ai 50 richiedenti asilo. I cittadini però si sentono trascurati da uno Stato che accoglie sì, ma non loro. Ho saputo che il comune ha fatto un bando per poter ospitare queste persone, questi extracomunitari. Beh, in realtà questo bando fa parte del progetto SPRAR, quindi i soldi Sì. verranno presi dal Ministero dell'Interno per ospitare queste persone che Sì, chiedono asilo politico. questo lo so, però diciamo, ecco, anche lo Stato potrebbe fare qualcosa di più anche per i cittadini italiani. Questo mese ho già pagato 50 euro di Enel. Ho pagato 79 euro del metano, 160 euro per libri e materiale scolastico. L'immondizia perché è già scaduta, ma non ce l'ho da pagare. Perché o pago l'affitto di casa, o faccio mangiare mio figlio, perché ho un figlio. Quanto guadagni al mese? 800 euro al mese. Quanto paga di affitto qui? Pago 400 euro di affitto. La casa popolare le risolverebbe un po' la vita. Un po' sì, abbastanza, non un po'. Un po' sì. Perché poter avere 400 euro in più al mese a disposizione per me e per mio figlio sono tanti.